Nell'affrontare questa più specifica e complessa tematica storica, d'altronde, non è solo in difficoltà quali sono quelle ora accennate che si scontrerà il ricercatore, e non minori gli si presenteranno, in effetti, le difficoltà di carattere metodologico e persino terminologico. Il suo primo e spontaneo impulso lo porterà, quasi inevitabilmente, a rifarsi in proposito alle impostazioni e alla nomenclatura elaborate ed adottate dal Bloch e dalla scuola francese, cui senza dubbio spetta il merito di aver aperto la via alle ricerche di storia del paesaggio agrario. Il fatto che queste impostazioni e questa nomenclatura siano state elaborate, com'è naturale, con l'occhio particolarmente rivolto alla realtà e alla storia francese, non è stato d'ostacolo al loro progressivo imporsi sul piano internazionale, specie in paesi, come quelli dell'Europa centrale, che con la Francia hanno avuto ed hanno una larga comunanza di realtà paesaggistica, oltre che di regimi agrari e proprietari. Già al primo convegno internazionale di storia e di geografia rurali, tuttavia, si è potuto giustamente constatare come quelle impostazioni e quella nomenclatura stessa, ormai divenute tradizionali e quasi d'obbligo in questo settore dell'indagine storiografica, si rivelino inadeguate ad inquadrare una realtà ed una storia del paesaggio qual è, ad esempio, quella mediterranea in generale e quella italiana in particolare. Basti considerare in proposito l'orientamento quasi esclusivamente orizzontale, per così dire, del piano sul quale la varietà dei paesaggi agrari si snoda in paesi come la Francia o la Germania, ed il decisivo rilievo, invece, che in un paese come il nostro, con le sue terre a cultura inerpicate ben oltre i 1000 metri di altezza, con i suoi terrazzamenti, con tutta la varietà delle sue sistemazioni collinari e montane, viene ad assumere quella che si può designare come la struttura verticale dei paesaggi agrari stessi. Ma anche quando ci si limiti al piano delle strutture orizzontali del nostro paesaggio, si consideri ancora il rilievo che in esso assumono, in settori come quello padano, ad esempio, le bonifiche e le sistemazioni idrauliche ed irrigue, la cui qualità ed estensione non possono, d'altronde, essere riferite solo ad una diversità di ambiente climatico e pedologico rispetto a quello francese o tedesco, ma riflettono ed esprimono, in realtà, un ben più complesso concorso di condizioni e di agenti naturali, tecnici, demografici, storici, insomma. O si considerino, infine, per non citare che un ultimo esempio, le difficoltà di carattere terminologico addirittura, oltre che metodologico, nelle quali si scontrerà lo studioso, che voglia anche soltanto designare un tipo di paesaggio a campi chiusi, assai diffuso già per il passato in Italia, qual è quello caratterizzato da un addensarsi di appezzamenti contigui, di limitata superficie e a contorno irregolare, definito da un numero assai variabile di segmenti rettilinei di diversa lunghezza e angolatura. Quanto di più pertinente ad un tale tipo di paesaggio abbiamo potuto ritrovare nella nomenclatura d'Oltralpe è un termine come quello di marrello, usato, in un'accezione sostanzialmente analoga a quella ora definita, in alcune delle parlate provenzali, mentre in altre è impiegato a designare un consimile paesaggio, caratterizzato però da campi aperti al pascolo, dopo il raccolto. Quest'ultimo valore del termine è certo il più antico e spiega geneticamente e storicamente il primo in un ambiente qual è quello provenzale. Ma quanto ci risulta, comunque, non pare che la scuola francese sia stata portata, nell'uso scientifico, a far ricorso ad un termine qual è questo di marrello, che non troviamo neanche registrato, ad esempio, nel recente volume di Georges Plaisance, Les formations végétales et paysages ruraux, Lexique et guide bibliographique, del 1959, che pur ben risponde, in complesso, nelle sue 322 fitte pagine di nomenclatura paesaggistica, all'impegno lessicografico espresso nella prima parte del suo sottotitolo. Gli studiosi francesi, in realtà,
non sembrano aver rivolto una particolare attenzione allo specifico tipo di paesaggio a campi chiusi in questione, che pare improprio confondere con quello a campi aperti, sotto l'appellativo ben più generico e comprensivo da essi adottato. «Faut de meilleur nom», scriveva in proposito Marc Bloch, e diffuso nell'uso internazionale di paysage à champs irréguliers o à champs en puzzle. Quest'ultima può considerarsi, in fondo, come una traduzione del provenzale marrello, ma certo è che, nelle condizioni italiane, almeno, nelle quali più sovente il tipo di paesaggio in questione non è neppure geneticamente e storicamente derivato da un paesaggio a campi aperti, un uso terminologico quale quello francese rischierebbe di crear confusione con altri e ben diversi tipi di paesaggi a campi irregolari, come quello, ad esempio, del giardino mediterraneo o come quello dei prati chiusi. Sicché, ad evitare tale confusione, siamo stati indotti a riesumare, dall'uso toscano, un termine come quello di paesaggio dei campi a pigola, che non ci è sembrato mancasse di vigore espressivo, e che, seguendo l'esempio fornitoci nel secolo scorso da insigni scrittori di agronomia come il Ridolfi ed il Cuppari, abbiamo adottato in questo nostro saggio.